Inizia con la grande sfilata dei Paesi partecipanti lungo le vie della città di Teramo la 45 ⁇ edizione della Coppa Interamnia, una Coppa blindata, per la prima volta sottoposta a misure di sicurezza eccezionali contro il rischio di attentati terroristici e di incidenti simili a quello di Torino. Vediamo le prescrizioni dettate dalla Prefettura e dal Comune per atleti e pubblico in occasione della parata inaugurale. Il cellulare è ammesso, ma niente aste per i selfie, così come lattine e bombolette spray. Dalle ore 17 scatta il divieto di vendita di bevande in vetro. Sono ammesse le bottigliette di plastica, ma senza tappo. In Piazza Martiri potranno accedere in totale 3.000 persone identificate da un braccialetto e per le quali saranno predisposte apposite vie di accesso e deflusso al termine della manifestazione. Il corteo partirà da Corso Porta Romana, attraverserà Piazza Verdi per risalire lungo il Corso Vecchio fino a Piazza Martiri. I numeri di questa 45esima edizione restano comunque significativi. 1.500 atleti in gara, circa 500 tra arbitri e accompagnatori, 119 Nuove squadre di 27 nazioni. Mancano all'appello gli atleti dell'Afghanistan e dell'Iran per mancanza del visto non rilasciato da parte dei rispettivi governi. Tra le novità di quest'anno c'è il primo torneo per squadre universitarie. Hanno aderito infatti cinque formazioni tra le quali quella dell'Università di Teramo allenata da Franco Chionchio ed è in arrivo in città il presidente del CONI Giovanni Malagò. Teramo si prepara così alla festa dello sport e della gioventù.